taglio del nastro per il salotto del gusto, sapori e aromi d'autunno, vetrina delle eccellenze dei prodotti della terra marchigiana, consigliando da oltre 30 anni regole base per una sana alimentazione e consumi consapevoli, favorendo la cultura alimentare e l'economia del territorio. Durante la cerimonia inaugurale, presenziata dalle autorità cittadine, sono stati consegnati dei riconoscimenti, tra cui il premio Marche Nostre, conferito ogni anno ad aziende che si sono distinte nel campo delle produzioni e valorizzazioni agroalimentare. La bottiglia dell'olio della solidarietà consegnata al vescovo Trasarti a favore della mensa di San Paterniano ed infine una serie di targhe conferite ai vari produttori locali. Abbiamo lasciato alcuni spazi dedicati alla solidarietà con le popolazioni terremotate. Da allora, dall'evento sismico, invitiamo tutti gli anni alcuni produttori gratuitamente delle zone di Castel Sant'Angelo sul Nera, di Preci, di Norcia e di Visso. Sono presenti qui con i prodotti, non i prodotti che stanno vendendo un po' in giro per l'Italia, che provengono da Norcia, poi di Norcia non sono, questi sono veramente provenienti dal territorio. In occasione della sua 31esima edizione, il ricco e variegato programma ha permesso ai tanti visitatori presenti nella prima giornata dedicata di visitare al proprio interno vari stand, tra cui il Salotto del Gusto, uno spazio dedicato all'educazione, alla cultura del cibo e alle sue tradizioni, passando alla qualità salutistica e organolettica degli alimenti proposti. Questa manifestazione, come ormai è nota, è una manifestazione che, diciamo, va avanti un po' da sé, però, ripeto, la ricerca del nuovo, noi siamo sempre in prima fila a proprio trovare, lo cerchiamo proprio materialmente, non è che lo cerchiamo per sentito dire, lo cerchiamo materialmente perché i prodotti che vengono esposti e promossi e venduti sono prodotti che noi accertiamo della loro qualità.